Buongiorno, buongiorno, presentiamo oggi il programma di studi in comune con l'Università di Groningen in Olanda. Come si è visto dalla grafica, è presentato come un PEMS, programma esecutivo per la mobilità studentesca, e questo significa che questo percorso di studi è di fatto un percorso Erasmus. Si partecipa con un bando Erasmus, ma il piano di studi che si svolge all'interno di questo percorso è orientato, è frutto di un accordo, di un progetto educativo messo a punto da noi come Dipartimento di Studi Umanistici insieme all'Università di Groningen. In particolare, il percorso è stato pensato all'interno della laurea magistrale in storia dell'arte, ma con un'apertura disciplinare che, come vi illustreremo tra poco, è, diciamo, più ampia rispetto al percorso normale della laurea magistrale in storia dell'arte. Vorrei cominciare con delle informazioni di base. In primo luogo, i requisiti. Scusate, no, in primo luogo, come si svolge? Allora, l'anno di corso in congiunto con Groningen si svolge per il primo semestre in Olanda, a Groningen, per l'appunto, ma su questo tornerò tra un attimo, e per il secondo semestre qui. Questo vuol dire, o meglio, forse per essere più corretta dovrei dire, i corsi del primo semestre sono erogati dai colleghi olandesi, i corsi del secondo semestre invece sono erogati da noi qui di Roma 3. Perché questo tentennamento e questa specificazione? Perché in questo momento la situazione pandemica rende i nostri noi e i nostri colleghi olandesi molto cauti sulle effettive possibilità di viaggio, di spostamento, e quindi esiste tuttora la possibilità, come sapete, viviamo in situazioni di continua evoluzione, esiste tuttora la possibilità che i corsi del prossimo anno di questo specifico programma si svolgano online, anche se l'evolversi ormai veloce della campagna vaccinale ci fa ben sperare per una ripresa di tutte le attività in presenza. Poiché appunto il corso si svolge con la collaborazione con l'Università di Groningen, le lezioni, i corsi, gli esami si svolge tutto in inglese, quindi è richiesto un livello B2, ma insomma possibilmente anche una certa fluency nell'esprimersi in inglese, perché appunto bisogna affrontare le lezioni universitarie, i colloqui con i docenti e con i colleghi naturalmente in inglese. Come dicevo, sulle modalità di svolgimento ci sono ancora delle possibili, diciamo così, modifiche in corso. In che cosa consiste, cioè che cosa differenzia questo percorso dalla laurea magistrale in storia dell'arte? Il corso si differenzia per una apertura, diciamo così, consistente alle discipline di carattere sociologico, sulle quali poi vi dirà meglio la professoressa Damiano, entrerà più nel dettaglio di queste discipline. Quello che vorrei dire adesso come primo giro di informazioni è che il corso ha degli obiettivi molto precisi, diciamo ha delle linee guida molto precise che riguardano delle parole chiavi della nostra contemporaneità, che sono la sostenibilità, l'inclusione e un nuovo concetto di leadership che viene riconfigurato in questi anni. Effettivamente la traduzione, noi abbiamo usato soltanto nell'immagine la dicitura cultural leadership, ma diciamo poi nei nostri documenti interni questo titolo del corso ha naturalmente una traduzione che è strategie e direzione culturale, proprio perché pensiamo, e questo corso è stato
pensato prima della pandemia, ma la pandemia ci mette nelle condizioni di continuare a ragionare su questi argomenti e di modificare in corso d'opera, grazie anche alla collaborazione con i colleghi olandesi, che sono appunto, come vi dicevo, sociologi dei processi culturali e che quindi sono anche molto pronti a cogliere le diverse direzioni, le modificazioni che la nostra contemporaneità un po', diciamo così, porta, mi verrebbe da dire, a seguito di una serie di fenomeni sociali, economici nei quali viviamo immersi, ma anche poi con improvvise accelerazioni come quella a cui abbiamo assistito nell'ultimo anno, in cui a causa della pandemia globale siamo stati costretti a ripensare i nostri rapporti con la cultura, siamo stati tutti quanti privati del rapporto fisico con la cultura, con i teatri, con i cinema, con le opere d'arte che sono nei musei e nelle mostre. E hanno in qualche modo però questa stessa situazione ha prodotto una accelerazione e anche però delle modificazioni profonde, delle prese di coscienza molto importanti da parte degli istituti culturali del loro rapporto con gli strumenti di comunicazione digitale. Ve ne sarete accorti anche voi, la offerta culturale da parte dei musei, dei cinema, dei teatri si è ampliata veramente in maniera enorme e avrete forse anche visto che le cose più interessanti, le cose più importanti, le cose più attraenti per un pubblico, per pubblici di diversa natura, sono spesso state quelle che non hanno cercato di sostituire quello che non si poteva fare, ma che invece hanno lavorato sul formato, proprio sullo strumento direttamente, e hanno presentato le cose che si potevano fare soltanto con lo strumento informatico, soltanto attraverso le reti social. Tutte queste attività rientrano nella sfera di interesse del corso in Cultural Leadership. Quindi è evidente che se le riflessioni sull'inclusione, che vuol dire una riflessione la diversificazione dei pubblici, adesso non si parla più di un pubblico come se fosse del pubblico come se fosse un unicum, ma invece si cerca di analizzarne e di comprenderne la diversificazione interna, quindi proprio per mettere in campo delle politiche inclusive. Quindi dicevo, l'inclusione da una parte, la sostenibilità dall'altra, che a cui siamo, nella quale siamo tutti impegnati a riflettere in questa direzione, e ancora l'idea appunto di leadership, perché poi ci vuole qualcuno che le pensi alla fine. Queste cose sono sicuramente dei punti, diciamo così, roventi del dibattito culturale contemporaneo, che attraversano le varie discipline specifiche, intendendo per discipline specifiche la storia dell'arte, la storia del cinema, la storia del teatro, la critica e tutto. E appunto le discipline, diciamo così, formative dal punto di vista che hanno un'attenzione maggiore per l'oggetto e si pongono appunto come invece chiavi di lettura trasversali per una maggiore, per una migliore comprensione della nostra contemporaneità e dunque per un nostro agire sensato in questo mondo. Tutto questo naturalmente senza l'informatica, diciamo così, che ha modificato radicalmente la comunicazione è impensabile. Quali sono i corsi che si svolgono, diciamo, che si tengono a Roma 3, cioè che vengono erogati dall'Università di Roma 3? Abbiamo sono dei corsi che vengono tenuti in questo momento. Anche i corsi di Roma 3 naturalmente si svolgono in inglese e sono per il prossimo anno un corso in heritage, quindi diciamo in storia e conservazione del patrimonio, se lo vogliamo tradurre in italiano, che si tiene ad architettura, però che quindi ha uno sguardo, diciamo, più globale rispetto all'orientamento storico-artistico. Un corso di storia del teatro, sebbene confermato, perché questo c'era forse qualche dubbio, e anche qui capite quanto la storia del teatro possa
interferire, diciamo, interseca. Io che insegno storia dell'arte contemporanea sono consapevole del fatto che tutti gli artisti e tutte le artiste, soprattutto nel XX secolo, hanno fatto qualche cosa per il teatro, hanno disegnato i costumi, le scene, un'interazione col teatro c'è sempre. Un corso sui media, naturalmente, perché sono il veicolo poi della comunicazione principali, e infine il corso di Sustainability and Cultural Awareness tenuto dalla professoressa a Damiano, che è veramente forse il corso centrale, diciamo, proprio come impostazione, perché è un corso multidisciplinare che però offre veramente tutta una serie di strumenti per osservare il nostro presente, le nostre discipline in maniera con una complessità, con una capacità di lettura molto importante. E su questo punto forse io lascerei proprio la parola alla professoressa Damiano, se vuole aggiungere qualcosa sul suo corso e sui corsi dei colleghi olandesi. Grazie mille Laura, grazie professoressa Iamuri e grazie a voi che ascoltate di questo interesse per i nostri corsi. Io vorrei fare, come per riagganciarmi un po' alle parole dell'introduzione, un po' di teatro nel teatro, cioè farvi vedere la locandina di una manifestazione che si terrà nei prossimi giorni e che riassume in maniera, credo, molto eloquente tutte le cose che sono state dette. Perché vedere un momento che condivido lo schermo, se lo vedete. Allora, condivisione schermo. Ha sempre un'inerzia questo. Si sente un pochino scappato. Un po' scatti. Vedete lo schermo? Aspetta. Ecco, sì, adesso sì. Perfetto. Allora, purtroppo la connessione non posso fare granché. E Teams purtroppo ha un'inerzia terribile quando si caricano materiali. Ma perché vi ho voluto fare vedere questa immagine? Innanzitutto perché vedete in alto i tre marchi e logotipi delle tre istituzioni promotrici, che non sono soltanto Roma 3 e l'Università di Groningen, ma c'è anche il Reale Istituto Neerlandese di Roma, è praticamente l'Istituto Culturale dei Paesi Bassi, che è sempre molto attento ai temi della formazione nelle aree umanistiche, quindi storia dell'arte, ricerca relativa, grande attività nei confronti dei dottorandi di ricerca e nella valorizzazione della cultura italiana. Questi Spring Talks on Leadership sono quattro incontri che abbiamo organizzato, e l'immagine non è un'immagine che sta lì a caso. A parte il fatto che abbiamo scoperto giusto ieri e c'è una memoria storica dentro questa immagine che ha lavorato dentro di noi, perché c'è un affresco di Cimabue che riproduce l'Italia come Roma con lo stesso identico impianto, ma riassume il concetto di sostenibilità attraverso la parte del verde e dell'azzurro, che sono i due colori della sostenibilità, la centralità del patrimonio della nostra riflessione, vedete la Torre delle Milizie e vari campanili romani e non solo, e tutto questo si declina nell'ambito del concetto di leadership. Perché leadership? Come diceva giustamente la professoressa Iamuri, noi intendiamo questa cultural leadership come leadership non della cultura, che potrebbe suonare molto pericoloso, ma leadership per la cultura, ovvero sia formazione di persone competenti nell'ambito della sostenibilità, nell'ambito della conoscenza del patrimonio e della sua valorizzazione, per poter potenziare tutta una serie di dimensioni, non solo della tradizione culturale, ma anche della nuova produzione. E quindi questi String Talks cosa prevedono quest'anno? Prevedono, tanto per farvi capire un po' l'ampiezza degli interessi che questo corso copre, una introduzione generale
che parte da un assunto implicito. Per definizione, un leader è qualcuno che ha dei follower. Ma che cosa significa oggi avere dei follower? Significa convincere delle persone ad andare in una certa direzione, convincere le organizzazioni ad assumere alcune linee strategiche. E quindi la domanda sorge spontanea. Che ruolo giocano la persuasione e le implicazioni etiche della persuasione nella leadership? E quindi che cosa ci dicono le neuroscienze e la psicologia sociale rispetto alle nuove acquisizioni del funzionamento dell'essere umano come soggetto che decide che si tira dietro altre persone o che decide di aderire alla proposta di altre persone? Quindi voi capite che qui le implicazioni etiche sono molto forti, perché convincere, essere convinti, sedurre, manipolare, sono tutti campi che possono essere pericolosamente contigui l'uno all'altro o fondati invece su un'etica delle relazioni molto forte. Il secondo incontro è con la direttrice della Galleria Borghese, Francesca Cappelletti, che ci parlerà di leadership declinata tra l'altro al femminile nella valorizzazione del patrimonio culturale della Galleria Borghese, che ha un'attrattività internazionale, sia in termini di flussi turistici, sia evidentemente di eminenza degli elementi di patrimonio che contiene. E quindi che cosa significa dal punto di vista di un direttore gestire un'istituzione museale di questo livello, definendo politiche e strategie per la valorizzazione del patrimonio. Il tempo è con un fotografo e curatore di mostre e autore, il quale, essendo stato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Londra, ha per così dire due cappelli: un cappello da artista e un cappello da stratega culturale, se così possiamo dire. Ci parlerà di un tema che è molto delicato e importante in un periodo di polarizzazioni anche politiche come questo: che cosa significa fare promozione culturale all'estero dal punto di vista della valorizzazione di una cultura nazionale, come attuare delle strategie, ma prima ancora come definirle in funzione di quali obiettivi. E infine, sempre ruotando intorno al patrimonio come epicentro, avremo il comando del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell'Arma dei Carabinieri, che ha non solo un ruolo centrale nella tutela del patrimonio già esistente, del commercio del patrimonio, dei traffici illeciti, eccetera, ma anche una, ha avuto e continua ad avere una straordinaria capacità di leadership nella riproduzione di un modello organizzativo che è unico al mondo. Tutte le forze di polizia internazionali che si occupano di traffici illeciti di opere si ispirano al modello organizzativo dell'Arma dei Carabinieri, perché è veramente un modello di eccellenza. C'è un filo rosso che lega queste quattro dimensioni, partendo dall'intervento di Mario De Caro, arrivando a quello di Alfio Gullotta. Il tema è l'information technology e il suo impatto sui nostri meccanismi di funzionamento mentale, sulla valorizzazione del patrimonio. Come diceva la professoressa Iemurri, questa valorizzazione sta trovando nuove strade di relazione con i pubblici a valle dell'impatto della pandemia. Che cosa significa nella valorizzazione di nuova creazione culturale come quella di cui Marco Della ci parlerà? E infine cosa significa con le applicazioni più evolute della tecnologia? Vi dico soltanto questa: l'applicazione estrema, la blockchain applicata alle opere d'arte in modo tale che tutte le transazioni economiche siano tracciate, quindi si possa ricostruire elemento per elemento del patrimonio il percorso che quell'elemento, quell'artefatto ha compiuto, in modo tale da identificare immediatamente i traffici leciti e quelli illeciti rispetto al patrimonio. Ecco, queste sono, se vi interessano questi temi, queste sono le indicazioni per avere ulteriori informazioni e per eventualmente iscrivervi a una o a più di queste lectures, di questi incontri. Ma al di là di questo, ecco, questo per farvi capire quanto sia trasversale l'approccio che lega da una parte la sociologia della cultura e le discipline dure
legate al patrimonio, alla storia dell'arte, alla conservazione e il restauro. Dall'altra parte una grande attenzione a tutto quello che viene prima del management, cioè la definizione delle politiche. Prima ancora di gestire, bisogna decidere come gestire per andare dove. E quindi è a questo che forma questo corso. È un corso ambizioso, è un corso che ha a Roma 3 tre corsi che sono appunto Sustainability and Cultural Awareness, di cui trovate anche su GOMP tutto il programma se volete qualche notizia in più, il corso di Heritage ad Architettura, che è centrato su un rapporto molto bello, devo dire, di contestualizzazione del bene culturale nell'assetto urbano, per esempio le implicazioni del rapporto con l'urbanistica. Quest'anno il corso è molto bello, è centrato sul rapporto tra la città e il fiume. Quindi che cosa significa anche culturalmente la presenza dell'acqua, che in termini di sostenibilità è un elemento così importante. Il corso media invece indaga questi temi della leadership in rapporto alle rappresentazioni della cultura e quindi vede i media sotto due angolazioni. I media come strumenti per mediare elementi culturali esistenti e i media come luoghi di produzione di nuove produzioni culturali. Infine, nel corso Sustainability si centra quest'anno su due artefatti, due costrutti culturali, se così possiamo dire. Uno è il Medioevo, che viene indagato attraverso il Festival del Medioevo e la ricerca sul Medioevo e l'idea di medievalismo. Quindi, guardando il Medioevo come qualcosa che è un'invenzione umana, a partire dal fatto che stranamente ha questo nome di un oggetto che sta tra altri due oggetti. È un'età di mezzo tra che cosa e che cosa. Abbiamo fatto molti discorsi su questo. E l'altro oggetto è un tema appassionante, ovvero sia la musealizzazione della lingua italiana. Stiamo lavorando sul costituendo Museo della Lingua Italiana a Firenze insieme all'Accademia della Crusca. Quindi l'altro elemento sul quale volevo attirare la vostra attenzione è che questo corso è un corso fondato sulla ricerca, sulla sperimentazione. L'esame è un esame in parte individuale e in parte di gruppo con un progetto collettivo, insegna quindi una cosa che in genere l'università non insegna, come lavorare con una competenza specifica all'interno di un team di ricerca in cui esistono molte competenze diversificate. Quest'anno abbiamo nel corso tre linguisti, quindi persone laureate in lingua, di cui una laureata in cinese che viene dalla Cina, una specialista di management dei beni culturali che viene da Ca' Foscari, due specialisti in tecnologie della comunicazione. Ecco, questo per dirvi anche qual è l'ampiezza, una storica dell'arte, bravissima. Quindi questo per dirvi anche qual è l'ampiezza delle competenze in ingresso dentro questo corso, perché a Groningen vengono selezionati senza una griglia rigida rispetto alla laurea triennale, e quindi vi trovate anche in un ambiente multiculturale, dotato interculturale dal punto di vista delle competenze, con il quale avete l'opportunità straordinaria di fare una specie di simulazione in area protetta di quello che troverete negli ambienti di lavoro. Mi fermo qui perché credo di aver parlato fin troppo. Grazie Sabina, in realtà è molto molto prezioso questo intervento e anche l'annuncio della Spring School, che in effetti volevo lasciare a te. È un ciclo di incontri con delle persone veramente che hanno molte cose da dire e sicuramente pienamente coerenti, diciamo, con questo percorso di studi. Volevo in realtà chiederti un piccolo supplemento, perché ieri avevi cominciato a parlarmi di un corso molto affascinante del nostro collega Bart a Groningen, sì. E penso che sia interessante, ecco, questa piccola aggiunta, perché mi sembrava veramente anche quello molto significativo dell'orientamento degli studi, che forse è un percorso che stiamo cercando appunto anche un po' di dipanare, di spiegare, però forse a un primo sguardo non è un orientamento ovvio di studi, soprattutto
per l'ordinamento italiano, che ormai da tanti anni soffre, dal mio punto di vista, di una eccessiva compartimentazione in settori disciplinari, laddove qui invece è proprio un programma completamente diverso, cioè che proprio si invece si fa tesoro del carattere multi e interdisciplinare. Sì, il corso a cui mi riferivo è il corso del nostro collega Barend van Heusden, che si chiama Theories of Culture. È un corso importantissimo. Scusa Sabina, forse se spegni la telecamera forse miglioriamo la qualità dell'audio, scusami. Dado, va meglio? Sì. Bene, dicevo, il corso è tenuto dal nostro collega Barend van Heusden, nome pressoché impronunciabile, ma dopo un po' ci si riesce, come si impara a dire Groningen anziché Groningen alla tedesca, ve lo posso garantire. Barend van Heusden tiene un corso molto bello intitolato Theories of Culture. Perché abbiamo pensato che fosse necessario questo corso, che è stato reintrodotto dall'anno scorso, cioè da questo anno accademico? Perché noi diamo per scontate due cose: diamo per scontato di aver già capito cosa sia la leadership e diamo già per scontato di condividere il significato della parola cultura. Questo bellissimo corso indaga invece le diverse prospettive dalle quali noi possiamo intendere il termine cultura: un approccio sociologico, un approccio etnografico, un approccio centrato sul patrimonio, un approccio filosofico e via andare. Aggiungo che Groningen, se voi vi volete divertire e andate su RUG, che è la sigla con cui Groningen nomina se stessa, Rijksuniversiteit Groningen, viene abbreviato in RUG. Se voi digitate su Google RUG Ranking, viene fuori che Groningen è una delle migliori università d'Europa. In alcuni ranking è addirittura la 14ª. Perché? Perché è un ambiente di ricerca molto evoluto. Ha un premio Nobel per la chimica tra i suoi docenti e ha con queste lauree qualche cosa che noi nell'ordinamento italiano non abbiamo, ovvero sia la laurea in cultural leadership, che è una magistrale. Per loro è una magistrale di ricerca. Che cosa vuole dire? Che tendenzialmente le persone che vengono ammesse a questi corsi di laurea hanno intanto una preparazione solidissima nella triennale, perché vengono selezionate con grande cura. C'è un numero chiuso molto ristretto, ma soprattutto queste persone sono persone che già da questa magistrale sviluppano forti abilità di ricerca, quindi capacità di porsi domande di ricerca originali, capacità di risolvere problemi di ricerca con metodologie interdisciplinari, capacità di comunicare i risultati della loro ricerca in modo altamente efficace, sia pubblici non specialistici, sia pubblici specialistici, perché anche in questo il tema dell'inclusione della società civile nei risultati della ricerca è un tema molto forte. Quindi personalmente ho impostato tutto il corso proprio con questo approccio. C'è un paper individuale, c'è un lavoro di gruppo, proprio perché in questo modo io posso valutare, ma soprattutto lo studente può sviluppare la capacità di svolgere ricerca individuale, ma anche di dare il suo contributo a una domanda di ricerca complessa che con la sua sola competenza non sarebbe in grado di risolvere, a cui rispondere, non saprebbe rispondere. E quindi ci vuole il linguista, ci vuole il filologo, ci vuole lo storico dell'arte, ci vuole l'etnografo, ci vuole il museologo, ci vuole il museografo. Ecco, questo corso fa proprio allenare, oserei dire, ad una capacità di lavorare in team di ricerca complessi, che è il fattore critico di sopravvivenza nell'occupabilità del terzo millennio, oserei dire. È quello che serve poi nelle situazioni concrete in cui ci si trova a lavorare, quando si esce dall'università e si affronta una situazione di lavoro che in questi anni è molto complicata, ma sulla quale si stanno anche aprendo però delle nuove possibilità, proprio grazie alle trasformazioni recenti di cui abbiamo detto.
Io penso che possiamo, penso che abbiamo detto un po' tutto quello che c'era da dire, possiamo ribadire forse il fatto che appunto questo è un programma esecutivo per la mobilità studentesca, cioè un Erasmus il cui percorso è in ampia misura predeterminato perché si svolge all'interno appunto di un percorso culturale disegnato da noi con i nostri colleghi di Groningen. Il numero di esami e crediti equivale a quelli di un Erasmus e che abbiamo tutte le speranze che il prossimo anno si possa svolgere con un reale scambio, con un concreto scambio, cioè con gli studenti di Roma 3 che nel primo semestre vanno a Groningen e gli studenti di Groningen che nel secondo semestre arrivano invece a Roma e che si possa ricominciare anche a organizzare questa bellissima Spring School che ha organizzato, che vi ha presentato adesso la professoressa Adamiano. Normalmente si tiene fisicamente nei magnifici locali dell'Istituto Reale di Cultura olandese a Valle Giulia, quindi speriamo anche che si possa tornare a una normalità in questo senso. Anche io vi scrivo il mio indirizzo mail in chat in modo che per qualsiasi informazione ci si possa sentire e per qualsiasi approfondimento, per qualsiasi dettaglio che magari in questo momento non sembra, non emerge nella conversazione tra noi, ma che invece magari può apparire ad altre persone rilevante. E per il resto penso che Sabina, se tu non hai altro da aggiungere, forse possiamo fermarci qui.